Aggiornamento Lightroom, vi mostro che figata può essere. Dopo la sigla. Io sono Nicola Di Monte, un fotografo del team Viaggio Sull'Andata. Ci occupiamo di viaggiare e di raccontare storie attraverso il nostro obiettivo. Quindi, se ti interessa tutto questo, iscriviti al canale e accendi la campanella. Detto questo, Lightroom ha fatto degli aggiornamenti e andiamo a provarli insieme. Andiamo. Come abbiamo visto, a ottobre 2021 ci sono stati aggiornamenti e la maggior parte degli aggiornamenti sono stati su questa linea, sugli strumenti che abbiamo qua, soprattutto sulla collocazione di questo nuovo pulsante che raggruppa tutti gli strumenti di lavorazione. Abbiamo i classici, quelli che avevamo anche prima, il pennello, il filtro graduato, il filtro radiale, che adesso si chiamano sfumatura lineare, sfumatura radiale, ma sono gli stessi. Però ne hanno aggiunti di nuovi, cioè seleziona soggetto, seleziona cielo, intervallo colore. In realtà lo potevamo già usare insieme a intervallo luminanza all'interno dei nostri precedenti filtri, quindi qui lo troviamo in fondo. La voce in fondo alle regolazioni. Poi c'è anche intervallo di profondità. Intervallo di profondità bisogna usare un file, quindi un RAW, che abbia queste informazioni. I nuovi iPhone, per esempio, danno questa informazione e ti fa selezionare la fascia, il punto di fuoco. Come possiamo vedere, ha delle bug. Questa schermata nella mia versione, quindi la prima appena scaricata, è tagliata, quindi non si vede la parte destra. È normale, tutte le volte che c'è un aggiornamento così grande, c'è sempre qualche piccola bug, all'inizio, e di solito si risolve in qualche settimana. Quindi con i prossimi aggiornamenti andranno a risolvere queste piccole bug. Per il momento non si vedono i pulsanti rapidi che ci sono scritti qui di lato. Ma non importa, tanto non conta a noi. Andiamo a vedere un po' come si utilizza e cos'altro è cambiato. Quello che è cambiato è l'interfaccia, la nuova scheda, la nuova schermata che si va a aprire quando noi attiviamo uno strumento, tipo un pennello. Quindi abbiamo il pennello, qui in alto c'è scritto inverti. Ricordiamocene, se non si vede è qui. Adesso io col pennello do una spennellata qui. Delle luci, come potete vedere, mi mostra la maschera. Io la posso disattivare in questo modo, posso cambiarle anche il colore. Questo è molto utile, soprattutto quando il soggetto è vestito di rosso, poter cambiare il colore alla maschera, cosa non così insolita, diciamo. Ma se io vado a muovere, quindi gli do un effetto a questa maschera, in questo momento è tutta a zero, in automatico me la va a disattivare. E questo è molto comodo, perché tutte le volte che noi la usiamo vogliamo vedere dove la stiamo dando, ma poi quando gli diamo le impostazioni vogliamo vedere come si vede con le impostazioni che gli abbiamo dato. Quindi metti che io qui adesso vado ad aumentare la luce, come possiamo vedere si è illuminato un po' tutto perché la maschera non era perfetta, non era precisa. A questo punto noi potremmo fare in due modi. Vediamo, la maschera è qui. All'interno c'è un pennello. Potremmo o sempre con il nostro pennello, schiacciando Option, fare un meno e andare a cancellare la parte che non ci interessa, oppure possiamo andare a sottrarre, quindi è una sottrazione che viene fatta sempre a questa maschera. Scegliamo uno strumento, io in questo caso prendo un intervallo luminanza, quindi vado a selezionare la luce. Per chi non lo sa, noi abbiamo il nostro videocorso di Lightroom. È un videocorso completo che ti assicuro ti insegnerà a usare in modo perfetto questo strumento. È sempre aggiornato all'ultima versione e all'interno ci trovate anche degli esercizi pratici per valutare il vostro livello, per valutare se avete imparato quello che avete visto. Quindi vi consiglio di dare un'occhiata, lascio il link in descrizione. Continuiamo con il video. C'è un'altra cosa anche che hanno aggiunto, qui in fondo potete cambiare il metodo di visualizzazione, quindi proviamo un metodo diverso, c'è questo, questo mi sembra ottimo in questo caso, molto chiaro, questo pure,
questo non è ottimale. Io direi di usare o questo o questo. Mi sa che faccio l'ultimo. Prova a selezionare solo le luci. In questo modo. Ok. Ok, abbiamo selezionato solo le luci. E adesso all'interno della nostra maschera ho una maschera di eliminazione e un pennello che va a dargli l'effetto. Metti che voglio dare la stessa luce anche al cielo. Quello che posso fare è aggiungi, seleziono il cielo, in automatico mi seleziona il cielo. Se appoggio qui nella maschera mi fa vedere la sovrapposizione che sono andato a dargli, e su lui mi ha selezionato il cielo. Il cielo in questo momento viene mosso nello stesso modo in cui io muovo tutto il resto, perché io sto muovendo la maschera, questa è un'unica maschera. E guardate che lavoro che ha fatto con il cielo, guardate che selezione perfetta. Se volessi potrei andare a migliorare la selezione del cielo mettendo un altro filtro, qualcosa che sottrae, e magari spennello i bordi qui, o seleziono le luci, il colore, e vado a togliere la parte colorata in modo che il cielo ha una linea molto più netta. Comunque quello che importa e vedere il lavoro che ha fatto un ottimo lavoro. Possiamo ovviamente fare tutte le maschere che vogliamo, ora qui ne faccio un'altra e proviamo la selezione del soggetto. Riesce a selezionare, a trovare sempre il soggetto dell'immagine. Io qui vado giù perché non voglio vederla in questo modo, la vediamo in questa. E guardate che lavoro che ha fatto in automatico, non sarà perfettissima come maschera, ma è ottima. Allora, in questo caso, come potete vedere, la nostra nuova finestra ci dà fastidio. Non vi preoccupate, la potete prendere, spostare dove volete. La potete inserire addirittura qui dentro. Io di solito la tengo qui di lato. Ho preso il via nel posizionarla in questa posizione, ma la potete anche rimpicciolire, quindi farla molto più piccola. Se l'avete qui vi comparirà qui di lato, comunque entra nell'immagine, quindi non mi piace. Dove vi trovate più comodi è completamente movibile. Torniamo a vedere l'immagine, vedete che ottima selezione che ha fatto, tutto in automatico, selezionando il soggetto. Anche qui adesso uno può andarlo a migliorare, quindi aggiungendo magari un pennello e spennellando qui, o aggiungendo qualunque altro strumento che abbiamo in questo modo, oppure sottraendo. Questo meccanismo di livelli usato su Photoshop è molto molto utile e ci agevola tantissimo il nostro workflow. Ad esempio su un'immagine dove andiamo a fare il dodge and burn, possiamo avere una maschera per le luci, una maschera per le ombre, e all'interno di ogni maschera ci può essere filtri radiali, pennelli e che più ne ha più ne metta per riuscire a ottimizzare l'effetto che vogliamo dargli. Mentre prima diventava un campo di battaglia, un campo minato, l'immagine piena di filtri, piena di puntini che segnalavano la presenza di un pennello, di un filtro, ora invece è tutto bello in ordine. Oltretutto puoi andare a rinominare la maschera, quindi maschera 2, noi la potremmo chiamare Sorge, o questa che la possiamo chiamare Luci. Capite l'enormità di potenziale che ci si è aperto grazie a questi strumenti. Secondo me è stato un ottimo passo in avanti da parte di Adobe, che è andato a ottimizzare un software che già era buono. Spero che il video vi sia stato utile, se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale, ci vediamo nel prossimo video.